Semifinale playoff nazionale, si gioca l'andata a Caravaggio, dove arrivano i trentini della Visse, che in Coppa Italia ad eccellenza avevano impegnato il CAS Brescia, poi vincitore della Coppa. Dopo 10 minuti si capisce che sarà il Caravaggio a fare la partita e dopo uno spavento su un tentativo di autogol dove prima Pennesi è indeciso sull'uscita ma poi è bravo a recuperare salvando la propria porta. Il Caravaggio passa con il man of the match Marrazzo. Il raddoppio poco dopo è di Viola, dal limite troppo lento Bertè a scendere a terra e poi Marrazzo porta a 3 il vantaggio con un facile tapin in area di rigore. C'è gloria anche per il Lavisse prima del 45esimo minuto che accorcia le distanze con Barbetti. Nella ripresa sistema subito le distanze Berdelli, bella l'azione ma che facilità di penetrazione per i bergamaschi e poi anche il centrale Vigani firma il tabellino segnando con il suo pezzo forte, il colpo di testa. Il Caravaggio è in controllo totale ma il bomber sente profumo di gol e vuole portare a casa il pallone firmando un gran gol dal limite, con il permesso la difesa della Visse è troppo statica. Pratica in discesa per il Caravaggio che in terra trentina potrà permettersi anche uno 0-4 per passare il turno, dunque pensiero forte alla finale dove il 10 e il 17 giugno per il sogno Serie D si affronterà una tra la Godigese o il Club Milano che hanno chiuso l'andata in Veneto per 1-1. A fine partita siamo andati a sentire le parole del mister Terletti. Con mister Terletti andiamo a commentare questa prima partita di playoff interregionali, se vogliamo chiamarli, insomma tutto in discesa, dai 6-1, il passaggio del turno ormai ipotecato. Il passaggio del turno lo vediamo domenica, dai. Sicuramente abbiamo un gran vantaggio, ce lo siamo meritati per quello che abbiamo dimostrato sul campo e non c'è stata partita dal mio punto di vista. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché comunque in settimana abbiamo preparato veramente bene la partita e siamo riusciti a ottenere tutto quello che abbiamo fatto sul campo in settimana. Anche perché adesso si vanno a affrontare squadre che bene o male non è che si conoscono precisamente, anche se l'ha visto contro il CAS Brescia nei quarti di Coppa gli aveva dato fastidio. Sì, come dici tu, avevamo qualche notizia perché qualcosa siamo riusciti a recuperare dalla partita che hanno fatto andata e ritorno col CAS, però erano poche notizie, quindi andavamo un attimino un po' alla cieca, però alla fine cosa dobbiamo dire? Abbiamo fatto una super prestazione, dai, sotto tutti gli aspetti. Anzi, forse poteva essere un attimino ancora più largo il risultato, se devo essere sincero. Il Caravaggio è arrivato lì dietro, ha vinto le sue partite in casa dei play-off. La squadra che secondo me forse è la più quadrata per questi play-off, poi bisogna andare in campo e giocarle. Quanto ci credete alla Serie D? Beh, ci crediamo, è inutile nasconderci adesso, come non mi nascondo io, non si nasconde nessuno, siamo arrivati qua oggi a giocarci la prima partita d'andata nelle fasi nazionali, abbiamo visto il risultato che abbiamo tenuto, adesso è logico che dobbiamo crederci per forza, a quantomeno arrivare alla finale, poi quella sarà un altro andata e ritorno da lavorarci, dai. Tante volte abbiamo detto quando è arrivato Marrazzo, non in studio, visto che ci segui, ma è Marrazzo con Terletti, Terletti è uno che lavora tantissimo con i giovani, Marrazzo con Terletti, tripletta anche oggi nel ritorno, non so quante volte hai rinunciato a Marrazzo. No, beh, da quando è arrivato non ho mai rinunciato a lui, dopo si sa, lui ha una certa età, quindi bisogna un attimino aiutarlo nelle fasi dove lui non può arrivare e dopo dobbiamo essere bravi a servirlo nelle fasi dove lui in questa categoria fa ancora la differenza, perché dopo è lì da vedere, lui in area penso che è ancora un giocatore di questa categoria tranquillamente. Si è aperto il terzo turno di playoff del campionato di promozione. Gironi e tre sono due. I gironi e tre, sei squadre invischiate, due delle quali avranno la certezza quasi matematica di salire nel campionato di eccellenza. A Casazza si affrontavano Casazza e Castellana, forse la squadra favorita di questo mini gironi e tre. L'altra formazione sarà il Calolzio Corte. È stata una partita con tante emozioni e anche tanti gol, ben 7, però 5 a favore del Castellana e soltanto 2 per la squadra del Casazza. La formazione di Cambiani che ha tenuto botto sino al 2-2, è sempre stato comunque il Castellana ad andare in vantaggio, che poi è stato raggiunto prima dai gol firmati da Panza e poi da Pellegris, ma al 3-2 finale del primo tempo, quando praticamente stava scoccando il 45esimo, ha messo in ginocchio la formazione di Magatelli. È arrivato poi il 4-2 e anche il 5-2 per la formazione allenata da Cobelli e soltanto negli ultimi minuti la squadra di Magatelli ha cercato di creare qualche pericolo al portiere
portiere avversario. Finisce così con un esordio nel girone 3, sconfitta per la squadra del presidente Cambianica per 2-5. La possibilità, ancora qualche speranza di salire di categoria, c'è vincendo solo a Calorzio Corte settimana prossima, quando sarà una partita decisiva per la formazione bergamasca. Complimenti per la grandissima prestazione, penso che sia una vittoria meritata. Sì, credo di sì, anche se la prima cosa da dire è che il Casazza è veramente un'ottima squadra, hanno giocato bene e davanti sono una delle squadre più forti che abbiamo incontrato. Si muovono tanto, hanno giocatori con tantissima qualità, quindi questo credo che dia ancora più valore alla nostra vittoria. Credo che siamo stati bravi dopo aver subito due rimonte, 1-0, 1 pari, 2-1, 2 pari, credo che lì siamo stati bravi a reagire. Ripeto, contro una squadra che da metà campo in su mette in difficoltà credo chiunque, perché sono veramente bravi. Adesso fra 15 giorni aspetto una finale. Aspetta una finale, però siamo pronti. Noi siamo passati da un girone d'andata con 8-9 giocatori infortunati, quindi abbiamo fatto giocare metà juniores e abbiamo perso un po' di punti. Quando sono rientrati tutti, da metà girone di ritorno in poi, abbiamo cominciato a macinare e credo che le prestazioni siano abbastanza buone. Una brutta sconfitta, peccato aver preso gol il 3-2 proprio all'ultimo secondo del primo tempo. Sì, ha detto bene Savi, secondo me il 3-2 ci ha tagliato un po' le gambe, poi sono stati bravi i nostri avversari a fare il quarto, secondo me sempre su un episodio dubbio, ma comunque poi gli episodi fanno la differenza e poi hanno chiuso la partita col quinto. Faccio comunque i complimenti alla squadra per la stagione che ha fatta. In settimana prossima andremo a giocare la semifinale, però sono sempre positivo, quindi abbiamo fatto un'annata molto buona, cercheremo di mettercela tutta la prossima partita, questa è il calcio. Sì, sono stati molto bravi a partire dalla loro punta, che comunque gli dava profondità, teneva palla, secondo me giocatore di un'altra categoria, quindi complimenti a loro.